This is the second expansion pack for Sid Meier's Civilization 5. Salve gente, sono Larus e oggi vi porterò un video di Civilization 5 Brave New World. In questi giorni la Firaxis è andata al PAX 2013 e ha esposto Civilization 5 Brave New World, il primo gameplay. E spiega anche delle caratteristiche di appunto questa nuova espansione, della seconda. E oltretutto vuole puntare su certi obiettivi e vedremo tutt'oggi. Innanzitutto, la Firaxis tende a precisare che questa espansione ha preso molta ispirazione dalle guerre fredde, cioè dalla guerra fredda, tra capitalismo e comunismo, e difatti, come possiamo già sapere, tutta l'espansione volge attorno alla guerra culturale fredda, che era stata parzialmente aggiunta con la nuova diplomazia di Civilization 5 Gods and King, ma a parer mio era un po' troppo lieve e non aggiungeva nulla di che. Il turismo e quindi la nuova vittoria culturale vogliono un po' stravolgere tutto il mito che alla fine di Civilization 5 ci deve essere solo guerra, guerra e guerra, e non e nessuna tipo guerra abbastanza fredda, oppure guerre culturali, oppure far espandere la propria cultura nel mondo. Qua stanno giocando con la fazione polacca, con Casimiro II, che hanno unità speciali, gli Ussari, che a quanto pare sono delle unità montate a cavallo, che hanno più attacco contro unità a cavallo, infatti vanno a sostituire i lancieri, sono più veloci e non si sa delle altre caratteristiche. Hanno il bonus della fazione Solidarietà, che aggiunge una politica gratuita ogni volta che avanziamo di era, e aggiungono anche il stabilimento ducale, che va ad aggiungere va a sostituire, credo, la caserma, non si sa tanto bene, e migliora le unità e aggiunge esperienza unità a cavallo costruite in quella città, e il pascolo dà più oro e più produzione. Anche costruire unità a cavallo darà molta più produzione. Ok, qua fanno vedere che appunto l'ussaro a cavallo sostituisce il lanciere, e comunque secondo me la solidarietà come bonus è un po' troppo overpowered, ma non si sa ancora il nuovo sistema culturale, quindi ipotizzo solo. E come possiamo vedere, il Ducal Stable aggiunge 15% in più di produzione, 15% di esperienza in più per unità a cavallo e una produzione di oro per i pascoli nella regione. Come potete vedere, in alto a sinistra c'è una nuova icona, l'icona del commercio. Questa icona del commercio si basa su un'unità di cargo e di carovane. E poi possiamo vedere, mettendo il cursore sopra, quanti cargo, quante carovane abbiamo e quante unità commerciali abbiamo, soprattutto quante rotte internazionali abbiamo l'opportunità di fare. Non si sa se tutto questo sistema commerciale andrà a sostituire il vecchio sistema commerciale che si basava sulle rotte commerciali, sull'oro, delle strade, ma si sa poco. Esistono tre tipi di commercio: quello internazionale, quello nazionale e quello delle città-stato. Quello nazionale e quello delle città-stato sono gli unici che sappiamo, perché quello internazionale non abbiamo ancora avuto opportunità di vedere nulla, ma credo che nei prossimi video della Firaxis mostreranno abbastanza. Quello nazionale si basa molto sull'oro e sulla produzione, e difatti al momento non si vede null'altro, ma credo che si fermerà qui. Non è detto se oro per turno, cioè la produzione per turno e il cibo per turno, saranno condivisi da entrambe le città, tra una città sola o tra tutte le città della propria nazione, oppure il resto, viceversa, non si sa. Per le città-stato nemmeno si sa quello, ma credo che l'oro sia nazionale, appunto. E qua non so se c'è un bug di oro per turno, perché mette oro per turno più 2 e oro per turno più 1, ma non voglio ipotizzare robe strane. A quanto pare, quanto riceviamo di oro in un commercio tra città-stato è molto basato su quante risorse abbiamo nella città di partenza della nostra carovana. Tipo qui possiamo vedere che abbiamo del ferro, delle perle e dell'oro.
e noi riceviamo 2 di oro. Loro ricevono 1 di oro, non si sa perché, magari non hanno tutte queste risorse nella città di Ur. Stabilisce il commercio e andrà automaticamente avanti e indietro all'unità di carovana. Adesso faranno vedere unità di cargo, che sarebbe unità di commercio marino. Il commercio marino, a differenza di quello terrestre, sarà molto più fruttuoso. E possiamo vedere che da 9 di oro per turno, cioè 9 di cibo per turno e 9 di produzione per turno. E oltretutto dà anche molto di più di oro per turno nel commercio di città-stato. Ci avvertono che bisogna tenere sotto occhio queste navi di cargo, che possono essere maciullate in qualsiasi momento dai barbari o anche da qualche altra fazione. Quindi molto probabilmente trovare un'unità di cargo, se noi possiamo saccheggiarla, ci darà tanto oro. Qui abbiamo una piccola fregata di Pedro II nel Brasile. Difatti il Brasile sarà la prossima civiltà e la seconda civiltà annunciata di Civilization 5 Brave New World. Non mi sono informato riguardo su chi era Pedro II, metterò qualcosa in descrizione. Non si vede nessuna modifica nella schermata di diplomazia e non si sa nemmeno le specialità di questa fazione del Brasile, non si sa se saranno militaristi, tecnologici o eccetera eccetera, ma credo che saranno più che altro una sorta di India, secondo me, come fazione basata molto sul cibo, ma non voglio stare a ipotizzare cose strane. Posso vedere in alto una nuova schermata del turismo, una nuova iconetta, e si può anche vedere nelle città. Difatti sulla città di Varsavia abbiamo 4 di turismo, perché noi abbiamo 2 grandi lavori che sarebbero dei, appunto, come si può dire, nei musei, nelle varie edifici culturali. Oltre a dar cultura in sé, noi dovremmo mettere dentro degli artefatti. Questi artefatti qui verranno costruiti da grandi artisti, musicisti e scrittori. Facendo questi grandi musicisti, artisti e scrittori, noi possiamo fare questi grandi lavori che andranno a riempire i nostri musei e le nostre civiltà. Qua possiamo vedere Peter Bruegger, l'anziano, noto pittore belga, e vediamo che ha dipinto la Torre di Babele, suo vero quadro. E questo quadro finirà in un museo, e ciò per esso. Non si sa come andrà a finire per gli scrittori e dove andranno a finire le loro opere letterarie, ma si sa poco. Qua possiamo vedere Edvard Grieg, che mi piace molto come musicista norvegese. Who doesn't like a good mountain king, right? E questa era l'opera nella magione del re della montagna. E come possiamo vedere, si sono aggiunte le grandi opere dentro i musei. Dentro il museo si è aggiunta il dipinto. Dentro il teatro dell'opera si è andato ad aggiungere l'opera di Edvard Grieg. Quindi adesso facciamo più turismo, e in base a questo turismo qua attiriamo la popolazione delle altre fazioni e delle altre nazioni che andranno a visitare la nostra civiltà, e andrà in livello diverso in base alla nostra cultura e alla loro cultura, che si baserà molto su turismo e cultura. Come potete vedere, noi polacchi nella Francia stiamo per surclassarli nel turismo di cultura, perché noi abbiamo un po' di turismo da loro, abbiamo il 65%, e loro non hanno tanto di cultura. Gli Assiri invece, che hanno tantissimo di cultura, però noi più o meno di turismo sono molto più avanti. E per vincere fare una nuova vittoria culturale, dobbiamo ottenere 100% di influenza culturali in tutte le civiltà mondiali, così riusciremo a fare la nostra nuova vittoria culturale. Sembra molto interessante, però ho paura che diventi o subpowered o overpowered. Ho paura che, non modificando le altre vittorie, si va a creare che questa vittoria qua nuova magari è più facile ottenerla o più difficile ottenerla. E qua la Firaxis fa un piccolo stacchetto per far annunciare
che uscirà su Mac il 25 aprile, XCOM Enemy Unknown, gioco uscito a ottobre del 2012, gioco che raccomando calorosamente, gioco fantastico. Ci ho pure fatto una serie se volete dare un'occhiata. E qua possiamo vedere una nuova unità, appunto, di Civilization 5 Brave New World. Nuova unità di paracadutisti che sarebbe l'XCOM Squad, la squadra dell'XCOM. E finalmente mettono qualche unità futuristica, oltre ai robot giganti della morte che c'erano solo quelli. Hanno 110 di forza, che è abbastanza, e voglio vedere come si accaderanno quando è possibile costruirli, non si sa tanto. E non è detto nemmeno se ci sarà uno scenario appunto sull'assalto alieno della Terra. Possiamo vedere che questi paracadutisti qua hanno un'animazione fantastica e possono paracadutarsi da 40 caselli di distanza. Come ben sapete, le vecchie unità paracadutisti possono paracadutarsi a 9 caselli di distanza, che era comunque abbastanza. 40 caselli di distanza, secondo me, puoi paracadutarti in tutto il mondo alla fine. È veramente fantastico e quindi si potranno fare dei blitz allucinanti. Qua si assalta Ashurbanipal della Siri e non si sa se è culturale o meno, però credo che sia culturale perché, come abbiamo visto prima, aveva un botto di cultura. Se la Francia, che è anche una fazione culturale, aveva un po' meno di cultura, secondo me sarà una fazione culturale. Comunque ci ho azzeccato che erano gli Assiri. Qua vediamo che la squadra dell'XCOM se la cava egregiamente contro il robot gigante della morte, che è comunque un'unità molto potente, però riescono comunque a farcela i nostri soldati dell'XCOM. E chissà se Xeno tornerà un giorno lì su Civilization 5. Possiamo vedere qui che riescono a battere il robot gigante della morte. E questo stand di Civilization 5 Brave New World sta volgendo al termine. Non si sa le caratteristiche delle nuove civiltà, non si sa se aggiungeranno nuovi leader e non si sa nemmeno delle nuove politiche. La Firaxis ci ha rimandati ai prossimi stand e ci becchiamo lì, gente, dalla Rusto. Ciao!